Avanti. Scusate. Dovrei prendere le mie cose. Vuole che torni dopo la lezione? Le prenda adesso, professore. Signori, aprite a pagina 21 dell'introduzione. Signor Cameron, legga ad alta voce l'ottimo saggio del professor Pritchard dal titolo Comprendere la poesia. La pagina è stata strappata, signore. Si faccia prestare il libro da qualcuno. Sono state strappate tutte. Come sarebbe? Sono state strappate tutte. Ecco, vede... Non importa. Legga. Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore emerito. Per comprendere appieno la poesia dobbiamo innanzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche e poi porci due domande. Uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico, e due, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda l'importanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico... Professor Chidi! Si sieda, signor costretto a firmare! Anderson. La prego, deve credermi, è vero! Certo che ti credo, Tom. Se ne vada, professore! Ma non è stata colpa sua! Si sieda, signor Anderson! Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro e lei sarà espulso dalla scuola! Se ne vada, professore! Ho detto se ne vada, Keating. Capitano mio, capitano! Si sieda immediatamente, Anderson. Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si sieda! Guardi, è l'ultima volta che glielo dico. Come si permette? Mi ha sentito, Anderson? Capitano mio, capitano! Signor Overstreet, l'avverto, si sieda immediatamente! Seduti, ho detto! A sedere! Dico a tutti! Voglio che vi sediate! Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Keating! Scendete! Avanti, scendete tutti! Mi avete capito? Seduti! Grazie, figlioli. Grazie. No, no, grazie tante. Come ha detto che si chiama? Ezra, giusto? Sì, signore. Ho solo bisogno che mi dia il suo nome e cognome, così mi posso collegare al suo conto. Senta, le dico cosa intendo fare. Ezra, ho intenzione di rispedirle personalmente la carne che ho comprato, così lei potrà vedere con i suoi occhi... Che grazia di robaccia smerciata. No, questo non è affatto necessario, signore. Senta, adesso perché non mi dice il suo cognome? Thomas. E non mi faccia parlare del maiale. Lei lo ha provato, il maiale? No, signore. Io non mangio molta carne personalmente, però mi dicono che il nostro maiale è veramente buono. Ah, quindi lei non lo mangia mai, il maiale? No, signore. Cos'è, ebreo?
È per questo che non mangia maiale, Ezra? Senta, il suo nome di battesimo, signor Thomas? Ben. Ah. Nessuna ordinazione da Ben Thomas? Oh, un attimo, cos'è quella voce? Io non ho ordinazioni per il signor Ben Thomas. Ezra! Cos'era quella voce? Quale voce? Non sarai mica cieco. Com'è? Che cos'è, uno scherzo? Parlo con un non vedente venditore di bistecche che non mangia carne. Questa è davvero grossa. È fantastica. Tu hai mai fatto sesso, Ezra? Senta, è stato Lawrence in contabilità a suggerirle uno scherzo. Che io non riesco a immaginarmelo. Un venditore di carne cieco e vegetariano che fa sesso. Io sto provando a darle una mano, signore. Vuoi darmi una mano? Il venditore cieco di bistecche vuole darmi una mano. Comincio davvero a provare pena per te, sai, Ezra? Perché penso a come vivo io, circondato da tutta questa bellezza, e a te... Che non vedi un cazzo! È giusto questo? Tu lo trovi giusto questo, Ezra? Magari non sai neanche di che colore è l'oceano. Lo sai? È blu, signore. È blu, signore. Di quello che vuoi dire! Reagisci, di quello che vorresti dirmi! Grazie di aver chiamato Chai and Mitz. Non è questo che vorresti dirmi, vigliacco! Vigliacco! Brutto vigliacco! Con un venditore di bistecche cieco, vegetariano e vergine di quello che vorresti dirmi! Ezra. Mi chiamo Ben Thomas. Ti ho già chiamato qualche tempo fa, forse però non te lo ricordi. Ah, sì, me lo ricordo. Voglio scusarmi per come ti ho trattato. Ma dovevo essere certo. Dovevo essere certo che fossi una brava persona, buona e paziente. Che cosa vuole da me? Voglio farti un regalo. Verrai contattato da un certo Dan Morris. Ti puoi fidare di lui. Era lei al ristorante? Buona fortuna. Serve un'ambulanza. Mi risulta che lei chiama da West 3rd Street 9212 Los Angeles. Stanza numero 2. Qual è l'emergenza? C'è stato un suicidio. Chi è la vittima? Io. Asciugati il viso prima di alzarti in piedi, Dean. Sì. Avanti con l'uno. Gli fa già male? Spero di sì. Spero che patisca le pene dell'inferno. John Coffey, sei stato condannato a morire sulla sedia elettrica da una giuria di tuoi pari con una sentenza decretata da un giudice di questo stato. Hai qualcosa da dire prima che la sentenza venga eseguita? Mi dispiace per quello che sono.
Ti prego, capo. Non mettermi quella cosa in faccia. Non mettermi nel buio. Io ho paura del buio. Va bene, John. John Coffey, ora verrà passata l'elettricità nel tuo corpo fino a darti la morte secondo la legge di questo stato. Possa Dio avere pietà della tua anima. Ora devi dirlo. Adesso devi dare l'ordine. Lui le ha uccise con il loro amore. È così che fa tutti i giorni, in ogni parte del mondo. Avanti col tuo. Ho compiuto 108 anni, Helen. Ne avevo 44 l'anno in cui John Coffey entrò nel Miglio Verde. Non è stata colpa sua. Lui non poteva evitare quello che è successo. Lui era una forza della natura. Oh, ne ho viste di cose incredibili nella mia vita, Ellie. Un altro secolo sta per passare. Ma a me è toccato vedere i miei amici e i miei cari morire nel corso degli anni. Elle e Melinda, Brutal Howell, mia moglie e mio figlio. E tu, Helen, anche tu morirai. E la mia maledizione è sapere che io sarò ancora lì. È la mia espiazione, capisci? La mia punizione per aver lasciato che John Coffey cavalcasse il fulmine. Per aver ucciso un miracolo di Dio. Oh Dio onnipotente ed eterno, fonte di ogni vita e di ogni essere. Te ne andrai anche tu, come tutti gli altri, e io dovrò rimanere. Ah, prima o poi morirò, di questo sono sicuro.
Non mi illudo di essere immortale. Ma avrò desiderato la morte molto prima che la morte mi prenda con sé. In verità, la desidero già adesso.